ritroviamo con il doppio di Sickness per il 100% in più per la vostra settimana. Altro che Red Bull, qui abbiamo l'acqua ferrosa di Stiava. Guarda, te lo tiri sulla tastiera e fa il fumo il computer, eh. Fa il fumo. Acqua ferrosa di Stiava. Come starò male? Come morirà Dazan in giro di 24 ore? E qua con noi abbiamo un ospite. Espertissima di StarCraft. Sì, gioca abbiamo. Da... Aspetta, abbiamo Federica. Ciao Federica. No, non risponde, non risponde. E basta abbiamo... trattare la donna come un oggetto. Beh, fammi ciao. No, comunque abbiamo con noi Elena Stefanini, grazie di essere qui. Grazie a voi. Io continuerò a dire il tuo nome e cognome, numero di telefono, indirizzo di casa, fintanto che non mi darei un nickname. Aspetta, come mi avevi chiamato? Stronza. Ale, ti ricordo che questo è un video di YouTube. Scusa. Allora, comunque, siamo su Antica Shipyard. Sickness con il vecchio account di quando non era ancora nemmeno con Inex, cioè faceva le prime Clan War con Inex, contro Dark Cigo. Cigo! Che ho controllato, è un giocatore dell'Atletico Poggi Bonzi. E ora attualmente milita nel team Firecraft. Ed è lui, è lei. È lui. Ciao Cigo, come è stata la partita Dark contro Cigo. Sickness? Io sono io. No, è lei. No, però... Cigo non mi piace, preferisco gli altri. Sickness. Quanti altri? Gli altri nick, tutti gli altri. Comunque... Sickness, vieni qua con le tue multiple personalità che dobbiamo fare un video. Lo sai chi è Sickness? No, ma sono più carini, sono azzurrini. Ah, lei preferisce Protoss. E vedi come sono sporchi. Guarda come sono puliti loro invece. Vedi, si lavano nel fango perché se almeno i parassiti... Sembrano degli insetti. Oh, forse stai iniziando a capire qualcosa su questo gioco. E cosa gioco? Ti sembrano i Protoss? I Protoss, fai vedere. Fai i Protoss da vicino. Cosa ti sembrano? Seleziona, almeno vedi anche l'immagine 3D. Ma tipo più farfalline. Sono fatine. Vai, abbiamo una nuova definizione di Protoss. I Protoss sono le fatine del mondo futuristico. Ciao Fatina, saluta Fatina. Non le farfalline, due secondi fa. Ma le farfalline devi interpretare quello che dice lei. Ah, comunque, a vero, per vero. Possono essere fatine. E poi andiamo a prendere due. Basta, ti prendo tutti e due, cazzo. Due assimilatori in parallelo, subito centro cibernetico e non ha voluto fare né una forge expand né un expand avanzata, forse sentry, ma non si usa, non penso che lo faccia. Quindi strategia a una base mentre lo Zerg. Scusa. No. Stavo cercando veramente Dark Cigo comunque. No, lo Zerg ha fatto prima la pozza per... Non l'ha fatto dopo la pozza, ha fatto prima il vivaglio. No, davvero? Sì. Ah, sì. Vabbè, Ok. Ciao Dark Cigo, grazie di essere qui con noi, anche se questa partita l'ho giocata un anno e mezzo fa, e grazie a Sigress di mandarci i suoi migliori replay della sua vita. In realtà è un membro segreto della sua cricca che va lì e gli stalkera tutte le cose. Sì. Pagato da noi e noi lo paghiamo con birra al farro. Vai un attimo sul Protoss, sicuro che ha fatto birra al farro e sullo Zerg, scusa. Birra al farro e le donne che abbiamo portato qui a gennaio le abbiamo vendute in cambio di replay di Sickness. Esatto. E di un po' di birra al farro. Esatto. No, ricordiamoci che tutti ci invidiano che noi abbiamo avuto le donne a commentare, tipo la sì? Gente mi scrive, dice, ma come hai fatto? E vado, perché sono scemo. È semplice. Ma chi sarebbero noi? Dai, scusa. Tita, me ne manca. No, oggi abbiamo due donne a commentare, una ha la barba, però vabbè. Senti, anche te ce l'hai. Sì, ma tu hai le tette anche. Ma te la figa, guarda. Ma non toccarmi, ma perché sto video sta degenerando? No, lui è un grande uomo. Sì. Ma se prima gli hai detto il contrario. Ricordiamoci che Elena si rimorchia ai 37 anni. Esatto. Tanto lo possiamo dire, se questo è il 37enne che va al lavoro dove lavora lei. Basta! No, fail. Volevo scrivere i Protoss e le farfalline. Sì, i Protoss e le farfalline. È per quello che ero distratto prima. No, scarafaggi. Questi sì, c'hanno anche le blatte come unità. Sono bruttissimi. E sono bellissimi di Zerg. Poverini, cioè, non sono mica così male. Osceni. Comunque, da quello che posso vedere qui. Fagli vedere le farfalline avanzate di Stalker, sui. Dai, gli stalker. Guarda la sentinella com'è bella. Ma non vi sanno più tipo di elfi. Sono più eleganti. Sono gli elfi futuristici. Sono gay, no? Sono molto. Va bene. Quattro gate blink stalker per Sickness. Che a questo punto andrà ad attaccare il mio avversario. E si troverà contro
quattro imparatori con un sacco Stai di... Stai zitto che giochi una razza da pazze. Quattro imparatori. Cinque. Sei. Ma cuore. Ma quanti imparatori? Cosa? Sì. È nato quello così. Perché l'Izerg funziona così. Ci sono i droni che sono quei cosi base che si muovono a giro, questi qua, che fluttuano. E che loro, da loro nasce tutto, si muta. Anzi, a dire vero, nasce tutto dalle larve. Però le strutture nascono tutte dai droni che si mutano col tempo e poi nascono, esplodono in questa... Nella loro bellezza. Esatto. E viscidume schifoso. Ma guarda cosa sta ricercando il buon Sickness. Allucinazioni, penso per dare visibilità. Ha fatto anche una sentinella giusta per farne una e quindi fare una fenice e blinkare qua sopra. Eh sì. E lo farà, eh. E lo farà. Perché... E Foyer bravo, gioca da solo. Allora Sickness non serve a niente. Complimenti, Foyer, sa tutto lui. Guarda, com'è aggressivo. Questi Blickstalker aggressivi. Guarda che faccia tutto coperto perché... Guardate per l'alito. Esatto. Vabbè, nel frattempo gli Speedling gli fanno giro da dietro. Gli ma Sickness ha chiuso. No, no. Colossus! E non l'ha visto, non l'ha visto che lo... E però deve stare attento a non usarlo. Sì, buonanotte, vai! Ma non può... Ah, no, è troppo alto quel altipiano per il Colossus. No, ci può passare il Colosso, eh. No, non ci passa, però da visuale, penso. Sì, da visuale, perché è altissimo il Colosso. E comunque c'è un fracco di Blinkstalker qua. Se li scicla bene con il Blink, può portarsi a casa la vittoria. E non lo fa, però. Gli manda addirittura i droni contro. Sì, è forzato. E vedi che l'ha fatto salire dal gradino. Guarda, può blinkare sopra, blinka sopra, che sennò gli Speedling ti vanno... Blinka sotto, perché sopra ci sono le blatte. Spaventa più le blatte. Ah, capisco molte cose, capisco. Ma se ci sono gli Speedling, guarda quanti danni sta facendo gli Speedling. La strategia di Sickness potrebbe rivelarsi fallimentare a questo punto. No. Non è riuscito, temo, a fare i danni che si aspettava di... Di ottenere, sì. Sì. Però se rimane ancora... Ha fatto un fail blink. Sì, un bel fail blink ha fatto. E vediamo l'ingaggio sulle nubi di gas che si porterà a casa. Brutta cosa. Adesso non ha più visibilità. E se ne deve andare. Ha fatto abbastanza danni al suo avversario. Ora non ha più visibilità sopra. Sì, bravo, no. Dart. Quindi deve ritirarsi per forza, a meno che non tenti di pushare, ma ha perso il pilone. Ci sono 5 impalatori. 5? 4. 4 impalatori e un lanciaspore. Blink perfetto, ma c'è troppo unitato. Gli poteva portare a casa quell'impalatore, però. Ma si porta a casa uno stalker invece. No, invece no. Bravo Sickness! Comunque, signore e signorina, come vede, queste unità che sono chiamati persecutori hanno la possibilità di usare la loro abilità che è traslazione. Un calciotto in culo ogni volta che lo dice qualcuno. Traslazione. Quindi hanno la possibilità di teletrasportarsi a breve distanza. Dartilus, okay. Senti, hai due possibilità: o mi togli il braccio dalla schiena o lo perdi. Bravo, grazie. Puoi metterglielo nel collo, in culo. Questo è amore. Perché non corrisponde. C'è un buco. Dai! Ti spacco la tazza in testa se non la smetti. Prima però bevo l'acqua. L'acqua di Stiava Ferrosa. Alla vostra. Vi ricordiamo che a Stiava c'è una sorgente pura, ma l'acqua pura va ai ricchi veregini e gli stiavesi bevono l'acqua ferrosa come di sempre, ritorno. E noi veniamo stuprati. Dei veregini. Mi stanno chiedendo che cosa stiamo castando. Io ho risposto Sickness. O Sickness, perché diventano un nuovo canto religioso. Sì. Oh Sickness. Tu sei... Aspetti, Comunque Blinkstone... Dalla testa l'acqua veregina. L'acqua stravese. Questa vese, che veregine sono anche fare a nuotare. È vero? Sul mare, Sì. Fanno cacare e basta. E stai zitto, perché ti ho ripreso io che sono un ciccione di 150 kg. E ti ho ripreso in acqua e te non sai neanche muoverti in acqua. È fisicamente dimostrato che puoi farlo, perché per la spinta di Archimede tu hai una massa più grande. Sì, verso l'alto, ma non va in orizzontale. E infatti affondavo. No, c'erano 50 cm d'acqua. Se non sai solo, stare a galla. Sei solo un nabbo che non sa camminare in acqua. Dato che c'aveva l'acqua sopra il ginocchio, ma di un centimetro, non sapeva correre. Non vado, l'acqua non... Ah, tra parentesi, Foyer era appena tornato da una vacanza alle 5 Terre, dove ha speso tutti i nostri soldi che noi avevamo dato per far stampare altre magliette. E quindi niente. Quindi non abbiamo le magliette nuove, colpa di Foyer. Sono d'accordo. Perché lui vuole rilanciare l'economia del paese andando alle 5 Terre. Per salutare a sto punto... Volevo sapere cos'era quella specie di gnometto che gira. Sono le cose più belle del gioco. Sono Lezael, con cui stiamo dicendo nerf please Zergo P. Vero.
Zerg. Si viene a fare un castello con le stelle. Zerg OP, glielo dico davvero? Dai. Vieni. Così è cattivo. A fare ora, eh? Ora fra 10 minuti. Castando con le stelle. Marco ci mette un quarto minuti. D'ora a scrivere una guardate frase. La micro di Sickness. Vediamo la micro di Sickness che sta micando in maniera eccelsa questi stalker e lo server. Guardate lo server attentamente che sta fermo in maniera epica. Epica perché sì. È comunque lo server di Sickness, quindi epico lo stesso. Ah, stanno dando pure potenziamenti, un sacco di force field. E Immortal per Sickness, tank Immortal per lui. Mi ha chiesto se non c'era Zim. Ma se ci ha fatto Zim, ma ci sta zitto, ma lo saprò io chi c'è. Ma che vuoi dire la gente? Ma ci viene a casa mia, ma non c'è tua madre. Ma che cazzo vuoi? Vieni sta zitto, no. Ok, force field quasi perfetti da parte di Sickness. Si porta a casa due blatte chiudendole nella sua rampa dal suo lato, lasciando il resto dell'esercito dello Zerg dall'altra parte. La risposta è sì o no, non ma non dai, è dai, signorina, dica qualcosa. Chi è il ragazzo che deve venire? Dai, zitta. No, non fa per te, è giovane. È giovane, non è abbastanza maturo. Comunque, due force field messi a... Non è ancora uomo. Vero, Desa? Esatto. Sento legato al pisello. Creiamo spago corto perché non essendo ancora sviluppato, cioè. Non era una critica alla sua virilità. Balle. No. Era solo che cercavo qualcuno di più maturo. Ok, dice che ha il microfono rotto e poi non ha un replay bello recente. Pace fottiti. Sarà no, per la prossima. Per questo non avremo un castando con le stelle sta settimana. Vai, così imparate. Ringraziate Lezael. Grazie. Grazie. Iscrivetevi, cercate su Battle.it di sei un bastardo. Dai i codici. No, non do il codice per dai il codice, dai il non codice. Lo do. Dagli il codice, ho detto. Vabbè, comunque intanto Sickness sta mandando una fenice illusoria, ce l'ho fatta, madonna, sono proprio dislessico oggi. Ma oggi è terribile, peggio del solito. Sì, sì, ce ne vuole. C'è il microfono qua tra le altre cose, quindi non si sarà sentito bla bla bla. Infatti. Meglio, no? Meglio, sì, sì, infatti non si questa fenice che non fa danni ha scaldato completamente tutto quello che ha fatto lo Zerg e adesso può finire il suo lavoro crepando e andando in mille pezzettini. Ok, nuovi immortali per sì che la fenice è quella cosa che volava. Chi sta vincendo? Sono in stallo. Il vantaggio lo Zerg. Il vantaggio lo Zerg nettamente. Lo Zerg sono quelli brutti. Quelle lì sono le blatte. Infatti vedo la mappettina tutto rosa e rossa. Esatto. Vedi che però è un gioco per scarzoni perché si capisce chi vince. È chiaro, no? Brava Elena. Comunque seleziona il cosino che gira per la mappa così fai vedere bene. È Automaton 2000. Non è carino. Comunque, nuovo ingaggio con un manipolo di Stalker per cercare di sfoltire le fila di blatte di Dark Chigo. Che è 166 su 200, intanto Sickness a 115. 121 su 124 e tra l'altro rimarrà su Playblock da breve fino a che non avrà i colossi. 9 Infestor per Dark Chigo e c'ha pure i dorati, quindi c'ha un income spaventoso. Ah, ecco chi è Chigo, il gatto di quello di quel nuovo sketch della scuola di gaming. Che tipo è Chigo, mesi fa. Chigo. E non me lo ricordavo che cos'era, ma però è nuovo. Vabbè, di quest'anno. Sì, no. Comunque sto replay di sta patch. Cigo. In genere sbagliate la mappa. Spesso e volentieri. Facciamo certe cappellate noi. Madonna. Infatti non capisco perché ci guardano ancora. Ma per sentirle e riderci. È giusto perché ci guarda la gente che va a defecare in eccesso e saluti a Karasin. Ciao Karasin. Ci guarda la gente che è triste. Spero che questo replay tumore. Stimoli la tua diuresi. E poi ci guardano i maniaci sessuali quando ci abbiamo le donne. Sì. Esatto. Brava Elena. Grazie Elena. Ciao. Ciao maniaci. Ricordiamo Elena, che prima vuoi mostrare un po' della tua mercanzia. No, che il prima gomito, ha ammesso che vuole cercare un trombamico. Però maturo. Quindi Desa mi dispiace Desa non se fa per te. Se c'è qualcuno da sopra 40 anni è perfetto. Se c'è tipo va bene anche 35. No. L'anca in titanio oppure è impotente, meglio ancora. Osteoporosi, va bene. No, impotente no, è esigente sta ragazza. Ah, scusa. Perché sennò e ride. Comunque fatti vedere almeno quando ridi. Comunque 200 su 200 mostra il gomito che è bello.
di Sickness. Sickness che si ritrova sotto in tutto e per tutto di basi, sotto in tutto e per tutto di economia. E con perché allora ci ha mandato questo replay? Ma non lo so, sinceramente, perché ci ha mandato questo replay? E guardate, ma guarda, stavo cercando di capire. Allora, se ve l'ha mandato Sickness, no? Sì. Giusto. A regola uno manda dove vince. Sì. Quindi adesso dovrà far qualcosa e ribaltare. Esatto, esatto. Vincere. Stiamo attenti. Ha capito tutto, eh? Stiamo attenti perché potrebbe tipo. Tipo la linea di produzione dello Zerg è fatta da 18 cose e quella di Sickness da una. Due colossi comunque. Sta aspettando di finire i upgrade. E Sickness però continua a scoutare il proprio avversario. E neanche a farlo apposta. Lezael mi scrive, cerca di indovinare la mappa ogni tanto. Grazie Lezael per la guarda stima. Che l'ha detto tipo 20 minuti fa, io infatti ve l'ho chiesto per quello. Ok. Ah! Ingaggio, ingaggio, 132, ingaggio, ingaggio. Perché rabbiosissimi, colossi ancora più rabbiosi. Adesso ci sarà una crescita fungina che colpirà tutti. Eccola, eccola lì, l'ho vista, l'ho vista. Sì, no? Due crescite, tre crescite. I colossi però belli, forse il che tengono fuori raggio la maggior parte delle blatte marini infestati da parte dell'infestor, che però scoprono non sta usando l'energia dell'infestor, devo dire, anzi no, sì, l'ha usata. Sì, ma l'ha usata per fare i marini no, infestati. No, no, un po' ce n'hanno ancora di energia. Ma i colossi hanno spazzato via tutto, marini infestati, sì. Infestor, i blatte, no, non c'è rimasto niente. Gli immortali erano sufficienti a counterare 200 su 200 di infestor e blatte. Tra l'altro intanto 28 blatte in produzione, ne sono usciti una ventina. E adesso guardiamo cosa potrà rispondere. Intanto per sapete qual è il problema adesso per lo Zerg? Quale? Che sono a distanza ravvicinata e che sta suonando un cellulare. Anche questo. Elena Stefanini verrà punita per ciò. Ok, c'è anche adesso in fonte col prisma. No, belli! Belli! Paralleli per poter bloccare tutte le blatte e continua l'attacco. Intanto Stefanini ha appena dato una testata fortissima al soffitto perché gli andava di farlo. Ma forte, ma si è sentito boom! Tutto un rulin! Tutte le sorte di Sickness si spostano! Vogliono combattere anche loro! È una rabbia! La rabbia di Sickness che continua! Mi affronto! E GG! Grande Sickness! Vince con due basi contro quattro. Sapete perché secondo me è riuscito a vincere in maniera così netta? Perché erano a distanza ravvicinata, quindi lo Zerg aveva il potenziale per rifarsi, ma non per accumularlo. E la forza dello Zerg quando ha tante basi, che continua a produrre esercito, però deve avere comunque un po' di tempo per accumularlo. Non è istantaneo come il Protoss che warpa meno unità, però le warpa contemporaneamente. Le fa a gruppi e quindi deve riuscire ad avere un attimo di respiro per raggrupparsi. Invece Sickness ha fatto questo push, è riuscito a conservare la maggior parte dei colossi. Penso che ne abbia persi due al massimo, sì. Vabbè, grande Sickness, grazie di averci seguito. Vabbè, è stato un bellissimo discorso. Ma e vado a vedere come sta quell'altra perché come è morta. No, sta parlando, la sento io. E vabbè, e quindi è riuscito a vincere grazie al raggio dei colossi e ai force field e al contro push immediato che ha negato due basi, soprattutto la dorata. E vabbè, la base penso l'altra dorata, non so quanto era attiva. Penso che avesse appena trasferato. No, niente, c'è pochissima roba. Non c'era neanche il Vespene. No, aveva appena preso. Quindi era basso di risorse. È riuscito ad andare sopra di Supply Sickness e si è portato a casa il game in maniera pratica e veloce. Ah, com'è? No, tante belle cose. Ah, sei ecco. Va bene, allora.